Questa mattina, giovedì 13 settembre, è stata presentata presso il Circolo dei Lettori la nuova stagione al Teatro Concordia di Venaria Reale. La ricca programmazione annovera 34 appuntamenti che spaziano dalla prosa al teatro comico, dal teatro musica agli appuntamenti per famiglie, dal teatro circo ai grandi concerti. In una città che cresce, con la nuova stagione in cartellone quest'anno, cresce anche la qualità degli spettacoli in programma, come ha dichiarato Antonella D'Afflitto, assessora alla cultura. Siamo molto contenti di essere qui oggi al Circolo dei Lettori a presentare insieme a Fondazione Cultura Via Maestra, quindi al Presidente Dalla Chiara, al Consiglio Direttivo e con il Direttore Artistico Mirko Repetto, il programma di una stagione che definirei davvero una stagione 2018-2019 al peperoncino, perché è davvero frizzante, davvero energica. Ci rendiamo conto che in questi 3 anni come amministrazione e come assessorato alla cultura siamo stati sicuramente molto in qualche modo esigenti nei confronti di Fondazione del Teatro, perché crediamo che possa performare ancora di più. Oggi il Teatro Concordia è davvero il terzo cartellone della città metropolitana, vede in questa stagione spettacoli importanti. Per noi era importante creare forte sinergia e siamo entusiasti che questo possa essere davvero accaduto. Il mese di marzo, un esempio tra tutti, in cui come assessorato e come città di Venaria Reale portiamo avanti la manifestazione da tempo Marzo e Rosa, Marzo e Donna, vedrà 4 spettacoli al Concordia di contenuti importanti su temi diversi, con 4 donne che sono grandi protagoniste, che sono Serena Utieri, Maria Amelia Monti, Geppi Cucciari, La Mazza Mauro, e quindi una grande in qualche modo collaborazione che vede trame comuni tra la città, l'assessorato alla cultura e la Fondazione Via Maestra. Unitamente a questo abbiamo da una parte ritenuto che fosse importante ancora una volta come l'anno scorso, e ringrazio il Circolo dei Lettori per l'ospitalità, presentare la stagione al Circolo dei Lettori di Torino per dare grande visibilità a ciò che accade a pochi chilometri di distanza in una città come Venaria Reale, in un teatro come il Concordia, che è un teatro importante e che ha costruito un rapporto importante di collaborazioni anche internazionali. Dall'altra, a Latere ci sarà una conferenza stampa invece molto speciale a Venaria per la cittadinanza e per la stampa della città metropolitana, che invito sin d'ora, in quanto ci sarà una vera e propria festa di teatro di piazza che sarà domenica 7 ottobre dalle ore 16 in Piazza dell'Annunziata, in cui invitiamo davvero tutti a partecipare, dove ci saranno assaggi di spettacoli della stagione e ci saranno anche in qualche modo diverse opportunità per spettatori e pubblico di poter avere delle promozioni agevolate per acquistare spettacoli, abbonamenti alla stagione, ma soprattutto di capire e vivere che cosa accade in teatro. Il teatro esce dal teatro e vive davvero la città. Buon teatro a tutti, vi aspettiamo al Concordia di Venaria Reale e grazie a tutti. Una stagione di spettacoli di notevole richiamo, con protagonisti, compagnie, autori, attori e attrici molto noti al grande pubblico nazionale, come ha sottolineato il direttore artistico Mirko Repetto. È un cartellone ricco e ha fatto bene l'assessore a definirlo al peperoncino, l'ha abbinato al cioccolato anche, quindi c'è energia e effervescenza. Grandi nomi che attraversano tutta la stagione. La musica con Carboni, Malikayan, Maneskin, Willy Peyote, la prosa con Serena Utieri, Massimo D'Apporto, Paolo Händel, altri momenti di teatro puro con le compagnie emergenti, con Aspettando Godot piuttosto che con altri, Delitto Imperfetto, ci sono tanti spettacoli davvero per tutti i gusti. Inoltre occorre sottolineare un'attenzione verso le donne in scena e 4 grandi artiste, già citate Serena Utieri, Geppi Cucciari, Anna Mazzamauro, Maria Amelia Monti, che affrontano tematiche tutte diverse uno dall'altro, ma sempre in una chiave femminile. E poi il circo contemporaneo quest'anno è veramente importante,
Che inizia già con la compagnia inglese Gandini Junglin, con uno spettacolo per i bambini e le famiglie, e prosegue poi con lo spettacolo di Natale Comics con la sesta edizione della rassegna internazionale Cité, e in mezzo a questo ci sono altri due grandi appuntamenti: uno con la Fondazione Piemonte Dal Vivo nell'ambito di Bruxelles en Piste, uno spettacolo di una grande compagnia belga dentro questa programmazione internazionale, e l'altro sarà poi il momento di Capodanno con la compagnia dei Sonics, che ci porteranno un Capodanno davvero straordinario e speciale. Ecco, davvero ce n'è davvero per tutti i gusti. Non dimentichiamo la parte comica, che è una delle caratteristiche della Concordia, con il grande ritorno di Giacobazzi, con il ritorno di Antonio Rezza, con Pino gli Anticorpi. Insomma, davvero basta sfogliare il cartellone e sicuramente si andrà a incontrare il gusto di pubblico molto diverso tra di loro. Un teatro alla portata di tutti, sia per le proposte e anche, nonostante vuol dire alcune necessità e sforzi, anche dal punto di vista dei costi, del prezzo dei biglietti, che naturalmente sono già in vendita.